Ciao a tutti webazzi, benvenuti in questo settimo episodio di Until Dawn. Cosa è successo la scorsa volta, o meglio, cosa non è successo la scorsa volta? Siamo in una situazione veramente brutta, quindi dobbiamo impegnarci per risolverla. Direi di partire immediatamente, procediamo. C'è un individuo che consideriamo come persona di interesse. Ha un precedente interessante con la famiglia Washington. Sembra che li abbia messi in guardia dal proseguire il loro progetto edilizio a Blackwood Pines, sostenendo che la terra fosse sacra per i suoi avi. S. I? S. T. Sorella? Chiedi la sorella di chi? Josh! Deve essere... Chiedi quale sorella, allora. Ah! Via! Ah! Oh! Mio Dio! S. Vieni qui. Forse so come gestire anche te. Oh, cazzo! Oh, cazzo, cazzo! Jessica! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Jess! Ok, prova la scorciatoia, segui il sentiero. Seguiamo il sentiero. Non vedo niente. Porca vacchetta. Jess! No! Gira intorno, salta giù. Porca vacchetta, non lo so. Gira intorno, gira intorno. Ho paura di farlo morire. Andiamo, andiamo. Cammina sul ciglio, salta. Dai, saltiamo sta botta, su. Segui il sentiero, prova a scivolare giù. Seguiamo il sentiero. Eccoci qua, siamo Mike, dobbiamo trovare Jessica.
Jessica, arrivo! Seguiamo le urla. Andiamo giù. Dai Mike, dobbiamo sbrigarci. Jessica! Aspetta, vediamo se c'è qualcosa qui. Non vorrei che mi perdo della roba. No, non c'è niente. Andiamo Mike. Jessica! Aiutami! Sto arrivando. Ascensore, prendiamolo. Jessica! No! No! Oh Dio! Jessica! Oh Jessica! No, Jessica! È morta, ragazzi. Mi dovevo sbrigare, ho sbagliato. Jessica! Per salvare Mike. Ma che cazzo? Sicura veloce. Ormai. Arrampicati. Dai, vieni da papà. Andiamo, forza, ferro vecchio! Cristo, devo farcela! Gesù, che posto è quello? Ma che cosa... Ragazzi, abbiamo ucciso Jessica. Ash. Dovevo essere più veloce, dovevo raggiungerla più in fretta. Anche quel flashback che ha avuto
Mike, secondo me, ci mostrava cosa abbiamo sbagliato, cioè abbiamo seguito il sentiero invece di buttarci giù. Vabbè, faremo a meno di Jessica, che dobbiamo fare? Tanto non rompicoglioni. Vediamo qui. Non va bene. Non va bene per niente. Cerchiamo almeno di salvare Ashley. Che se no ci muoiono due personaggi così. Vediamo se c'è qualcosa di utile. Sembra di no. C'è una porta, vediamo se c'è qualcos'altro qui. Vediamo No, sembra di no. Ok, procediamo. Apriamo la porta, se si apre poi. Sì. Ma che cazzo? C'è del sangue. Oh, cazzo, no. No. Andiamo giù per le scale. Dai, Chris, almeno tu. C'è qualcuno? Ashley? Qua ci sono due strade. Allora, o questa o quest'altra. Ma proviamo quest'altra. Porca vacca. Ma che diavolo? Chi può essere stato? È un pazzo. Oh, merda. Testa di maiale. Indizio trovato. Che indizio è? Un totem. Vediamo. Totem morte. Non l'ho visto bene. Nuovo. Trovato da qui sulla montagna. Vabbè. Torniamo indietro. Qui non si va, andiamo avanti. Ashley, dove sei? Devo stare attenti. Abbiamo già fatto fuori un personaggio, dobbiamo cercare di mantenere gli Ashley! altri in vita.
sento? Ashley! Chris! Ash, sono qui! Porca vacca! Ti prego, aiutami! Sto arrivando, Ash, continua a parlare. Che cosa è successo? Chris mi ha legato! Non posso muovermi! Ashley, ti tirerò fuori, stai calma! Ho tanta paura, Chris! Sì, ma dove sei? Ti prego! Non ti vedo! Chris, tirami fuori di qui prima che torni! Chris, ci sei? Salve! E grazie a tutti di essere qui. Josh, svegliati! Questa notte faremo un piccolo esperimento. Una specie di test. Per questo esperimento ci servirà la collaborazione delle nostre due cavie, Joshua e Ashley. Cosa? Oh mio Dio! Ma ci servirà un altro volontario che dovrà scegliere quale cavia vivrà e quale cavia morirà. Oh mio Dio! Chris, tiraci fuori di qui! Per favore! Non fammi andare, maledetto! Su, calmatevi tutti! È molto semplice. Christopher, troverai una leva proprio davanti a te. Quello che dovrai fare è scegliere chi vuoi salvare. Oh no! Per pietà, non può essere merda! Me. Merda, oddio, no! Oddio, non è giusto! Ok. Andrà tutto bene. Amico, bello. Oh, vediamo di ragionarci un attimo. Chris, non puoi lasciarmi morire! Dammi solo un secondo, io non riesco a pensare. Salva Josh, salva Ashley. Salvo Ashley perché secondo me Josh non morirà. Josh non può morire. Salvo Ashley. Ashley, giuro che ti salverò, grazie. Non ti lascerò morire. No, grazie. Grazie. Prego, no. Questa è una pazzia, è folle, non può essere vero! Cristo, dimmi che non devo sto fare succedendo qualcosa. Davvero! Io non so cosa fare. Ascolta! Bello, ne abbiamo passate tante insieme! E se dai, non scelgo? Non voglio morire così! Cristo, ti prego, sono terrorizzata! Non la tiro! Non lasciare sentite che ci molto, uccida! Ero molto scosso, devi capirlo! Non la tiro! Ma sto migliorando, lo giuro! Vediamo che succede. Ah, no, Chris! Hai scelto di salvare Ashley. No. Oh, mio! Credevo che fossi scusa, mio amico! Scusa, scusa! Come puoi fare questo? Basta! No! Fermati, non puoi farlo! Però non faccio! Guardare, Ashley, non perché non guardare. Devo guardare, Chris? Dimmi che sta bene, ti prego! Sto arrivando, Ashley, adesso ti faccio scendere. Shh, ora basta. Dai, su, dai, ti faccio scendere, no! Forza, dobbiamo andare via. No! No! Shh, no! Dobbiamo andare, ok? Sì! Quel sangue, Ash, stai bene? Chris, cosa è successo? Josh, cosa? Amico, è morto. Aspetta, è cosa? È morto davanti a noi. Ma di cosa stai parlando? C'è un pazzo. Un pazzo? Oh mio Dio, dobbiamo andarcene da qui. Non riesco a capire cos'è c'era successo. Un pazzo, c'era una sega. Dovevo scegliere o lui o Ash, io non sapevo cosa fare. Oddio. Lo ha tagliato a metà, lo ha ridotto a brandelli. Cosa? Oh mio Dio, Chris, cosa? L'ho ucciso! No, Chris, l'ho ucciso! Beh, è stata colpa mia! No, no, è una pazzia! Dobbiamo chiedere aiuto! Tagliato a metà! Vedrai che ce la capisco! Non lo so! Matt, ci serve aiuto ora! Non lo so! Em, dovremmo cercare gli altri!
Mike e Jess sono a divertirsi mentre Sam chissà dov'è. Credo che sia alla baita. Bene, sì, hai ragione. Raduniamo tutti quanti, ma se c'è un maniaco in circolazione dobbiamo anche chiamare i soccorsi, giusto? Non possiamo solo aspettare. Ma se... Stiamo perdendo tempo a parlare, andiamo! Eccoti. La situazione si sta facendo tesa. La notte ha preso la piega che speravi. Allora, ragazzi, è morto Josh. Io pensavo che Josh fosse uno degli assassini, o comunque che non morisse. Ma io non capisco come potevo scegliere. A quel punto uno dei due sarebbe morto per forza. Non lo so, comunque in questo capitolo, perché sta finendo, visto che c'era una lista, abbiamo fatto fuori due persone. Vabbè, ormai è andata così. Che devo dirgli, sta andando bene o no? Cioè, per me non sta andando bene. No, ho sbagliato. Capisco. E credi che questa povera gente stia avendo quel che si merita? Cosa vuoi, chi sei? Chiediamogli chi è. Oppure sbaglia a dare la risposta. Vabbè, guarda, un capitolo disastroso, disastroso. Chi sei? Sto cercando di aiutarti. Questo tuo gioco. Capisci che non ti fa bene? Che non sta facendo bene a nessuno. E non posso dire che tu stia mostrando tanta lealtà nel modo in cui giochi. Davvero? Continuare con questa elaborata autoindulgenza? Sì, continuo, mi stai spaventando. Che dovevo fare lì? Scusami, eh. Uno doveva morire per forza. Vabbè. Sì, continuo, mi stai spaventando. Non mi stai spaventando, sì, continuo. Tu credi davvero che io sia reale? Se è reale non esisti. Bah, boh. Secondo me non esisti, perché questa situazione è assurda. Ah, il cuore del problema si tratta di questo. Riesci ancora a capire la differenza? Ne dubito. Allora, ragazzi, chiudiamo qui questo settimo episodio di Until Dawn. È stato disastroso. Abbiamo ucciso due dei nostri protagonisti. Speriamo di fare meglio. Comunque siamo entrati nel vivo della storia. Se la serie vi sta piacendo, lasciate come al solito un mi piace. Se non siete iscritti, iscrivetevi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao e bazzi.